Chi è Gesù per te? Saulo fu folgorato mentre era sulla via di Damasco e sentì questa voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli domandò: chi sei, Signore? La parola di Dio giunge anche a te, che tu, mentre ascolti il messaggio dell'Evangelo, possa dire nel tuo cuore: ma chi sei, Signore? Chi sei? Io voglio incontrarti, Signore. Io voglio che tu entri nella mia vita. Forse gli altri ti vedono come una brava persona. Io non lo so, ma forse può darsi che sei un adulto, un fornicatore, un ladro, un peccatore, una persona che si comporta sleamente. Non lo so. Io voglio vedere la mia vita e mi confronto con Gesù. Non confrontarti con gli altri. Chi avrà creduto nel figliolo di Dio ha la vita eterna. Chi non crede nel figliolo di Dio non ha la vita eterna. È grave considerare alla fine della nostra vita di non sapere noi chi siamo. Dobbiamo confrontarci con colui che è l'assoluta verità, la santità e la purezza. Io sono Gesù, quello che tu perseguiti.